Le tre piume. C'era una volta un re che aveva tre figli. Due erano accorti e giudiziosi, ma il terzo parlava poco, era ingenuo e lo chiamavano soltanto il Grullo. Quando il re diventò vecchio e debole e pensò alla sua fine, non sapeva quale dei figli dovesse succedergli nel regno e disse loro: «Andate! Chi mi porterà il tappeto più sottile dopo la mia morte sarà il re». E perché fra loro non sorgesse contesa, li condusse davanti al castello. Con un soffio spinse in aria tre piume e disse: «Dovete seguire il loro volo». Una piuma volò verso oriente, l'altra verso occidente, ma la terza se ne volò diritto e non andò lontano, ma ben presto ricadde a terra. Così un fratello andò a destra, l'altro a sinistra, e beffavano il Grullo, che dovette fermarsi là dove era caduta la terza piuma. Il Grullo si mise a sedere, tutto malinconico. D'un tratto si accorse che accanto alla piuma c'era una botola. Alzò la ribalta, trovò una scala e scese. Giunse davanti a una porta, bussò e sentì gridar dall'interno: «Donzella verde, mia piccoletta, gambetta secca, magra cagnetta, o risecchita, su, dico a te, mostrami svelta fuor chi c'è». La porta si aprì ed egli vide la regina Rospo, grande e grossa, e una quantità di rospine attorno. La regina chiese al giovane che cosa desiderasse. Rispose: «Un tappeto che sia fra tutti il più bello e il più sottile». Allora ella chiamò una piccola ancella e disse: «Donzella verde, mia piccoletta, gambetta secca, magra cagnetta, o risecchita, su, dico a te, prendi la scatola e portala a me». La bestiola andò a prendere la scatola e Regina Rospo l'aprì e diede al Grullo un tappeto, bello e sottile come nessun altro sulla terra. Egli la ringraziò e risalì. Ma gli altri due credevano che il fratello minore, così sciocco, non avrebbe trovato nulla. «Perché affannarsi tanto a cercare?» dissero. Tolsero alla prima pecoraia che incontrarono i suoi rozzi panni e li portarono al re. In quel momento tornò anche il Grullo col suo bel tappeto. E quando il re lo vide, si meravigliò e disse: «Di diritto il regno spetta al più giovane». Ma gli altri due non gli diedero pace, affermando che il Grullo, privo di giudizio com'era, non poteva diventare re. E lo pregarono di porre un'altra condizione. Allora il padre disse: «Erediterà il regno chi mi porterà il più bell'anello». Condusse fuori i tre fratelli e con un soffio spinse in aria le tre piume che essi dovevano seguire. I due maggiori andarono di nuovo verso oriente e verso occidente e la piuma del Grullo volò diritta e cadde vicino alla botola. Egli scese di nuovo da Regina Rospo e le disse che gli occorreva il più bell'anello. Quella si fece subito portare il suo scatolone e gli diede un bellissimo anello di splendide gemme che nessun orefice sulla terra avrebbe mai saputo fare. I due maggiori risero del Grullo, che andava in cerca di un anello d'oro. Non si diedero pena. Schiodarono un anello da un vecchio timone e lo portarono al re. Ma quando il Grullo mostrò il suo anello d'oro, il padre disse ancora: «Il regno spetta a lui». I due maggiori continuarono a tormentare il re finché egli pose una terza condizione e sentenziò che avrebbe avuto il regno chi portasse a casa la donna più bella. Con un soffio spinse di nuovo in aria le tre piume che volarono come le altre volte. Allora il Grullo scese senz'altro da Regina Rospo e disse: «Devo portare a casa la donna più bella». «Caspita», disse la regina, «la donna più bella! Non è a portata di mano, ma l'avrai». Gli diede una carota svuotata a cui erano attaccati sei sorcetti. «Che me ne faccio?» disse malinconicamente il Grullo. La regina rispose: «Non hai che da metterci dentro una delle mie rospine». Egli ne prese una a casaccio fra quelle che la circondavano e la mise nella carota gialla. Ma appena là dentro, la bestiola diventò una bellissima damina e la carota diventò un cocchio e i sei sorcetti sei cavalli. Egli la baciò e coi cavalli partì di carriera e la portò al re. Poi giunsero i fratelli, che non si erano dati la pena di cercare una bella donna, ma avevano condotto con sé le prime contadine che avevano trovato. Al vederle il re disse: «Dopo la mia morte, il regno spetta al minore».
ma i due maggiori ricominciarono a intronargli le orecchie coi loro strilli. «Non possiamo permettere che il grullo diventi re!» E pretesero che avesse la preferenza quello la cui moglie sapesse saltare attraverso un cerchio appeso in mezzo alla sala. Pensavano, le contadine sono abbastanza forti per riuscirci, ma il salto ucciderà la fragile damina. Il vecchio re accordò anche quella prova. Le due contadine saltarono e attraversarono sì il cerchio, ma erano così goffe che caddero, spezzandosi le grosse braccia e le gambe. Poi saltò la bella damina, che il grullo aveva portato con sé. Saltò con l'agilità di un capriolo e non ci fu più niente da ridire. Così il grullo ebbe la corona e regnò a lungo con grande saggezza.